Eccoci qua all'alba delle 11:30, 11:40. Niente, sono viva, tutto bene. Sembra tipo sera, ma infatti più o meno è sera. Nel senso che fuori è bruttissimo, sta per piovere tantissimo e quindi tutta la camera è mega buia. Niente, a parte ciò. Ho studiato stamattina, ho un po' sistemato i casi clinici, poi li ho un po' studiati, ripetuti e ho fatto lo stesso con l'esame che avrò il 10. Ho ripetuto un po' le domande d'esame più probabili e basta. Adesso devo mettermi a ripetere di nuovo l'infermieristica dell'area medica perché è quella che so un po' meno in realtà. E infine mi farò una bella doccia, pranzeremo e oggi pomeriggio farò esattamente queste cose. Allora, in post pranzo è variata tantissimo la condizione del meteo, praticamente c'è un cielo azzurrissimo ora, ma non si noterà mai, però c'è il sole, si vede. Io ho un po' chiuso perché viene un sacco di caldo. Ho pranzato, abbiamo mangiato cose fredde tipo uova, asparagi, petto di tacchino, cose fredde, non cotte perché c'è troppo caldo e proprio la fame scende tantissimo. Adesso sono le 2:30, ho il mio orologio naturale, che bello, finalmente posso rimettermi lo smalto perché ho finito tirocinio. Allora, obiettivo di oggi sarebbe. Adesso ve lo faccio vedere. Esatto, queste due cose. Allora, il libretto, mi riferisco a questo, che è il libretto di tirocinio, dove dentro c'è tutte le attività che ho fatto in 2 anni. Per ogni attività, chiaramente, tutta la procedura, eccetera. E quindi qua mi sono riassunta tutte le procedure da sapere. Quindi ora ripeto queste. Poi teoricamente dovrei iniziare a ripetere per bene un po' tutti i problemi collaborativi, le diagnosi, cioè proprio come scriverle nel modo più corretto possibile e niente, questo è quanto per oggi. In realtà è molto poco come obiettivo perché sono, cioè, presto, 4:30 ho finito. Però poi mi sembra di buttare via la domenica se non faccio nient'altro, quindi sicuramente troverò qualcosa di cui ripetere o ripassare. Allora, è pomeriggio, ho appena mangiato un buonissimo cornetto per consolarmi un po' di questo bruttissimo pomeriggio che sto passando perché è veramente orribile. Sono tutti fuori, i miei sono usciti, sono da sola e tutto quanto. E sono tutti al mare, i miei amici, sono tutti a divertirsi. Questo weekend c'era anche la notte rosa. E io invece dove sono? A casa a studiare per un esame che probabilmente non passerò neanche perché è molto difficile. Come vi ho già detto in tante clip, sono riuscita a finire gli obiettivi che mi ero imposta e proposta. Non ho assolutamente intenzione di fermarmi perché niente, perché è domenica e comunque giovedì ho l'esame. So che sembra molto lontano, ma in realtà è molto vicino. Il tempo passa molto più in fretta di quanto crediate in sessione. Quindi niente, adesso mi metto a ripetere altre due cose sulle diagnosi e poi basta. Ammetto che personalmente verso pomeriggio tardi, tipo verso questo orario, comincio ad accusare particolarmente i segni dello studio perché mi sveglio alle 8 del mattino, quindi sono tante tante ore ed è molto difficile mantenere la concentrazione, però ci si prova e non si molla mai. C'è stato un maxi assalto durante lo studio. Fatti vedere. Più ridete e più percepisce che vi sta disturbando nel modo giusto. Amore, fatti vedere. Alla luce magari. Dai.
Girati. Oh. Ti amo. Buongiorno, sembra che le cose qui non siano mai cambiate ogni giorno che passa. La visuale è sempre la stessa, lo so, però niente, in me sarà così fino a giovedì. Infatti questo vlog diventerà uno unico, credo proprio. Oggi è lunedì, è successa una cosa stranissima. Ditemi se per caso succede anche a voi, così mi sento un po' più capita. Mi sono addormentata ieri sera con il telefono di fianco e senza puntare sveglie, quindi mi sono svegliata alle 9 stamattina, tipo, oddio, mi sono sentita molto vecchia. Niente, ora studio. Piano del giorno, in realtà devo fare un po' di cose, sono le 10 ora, sì, 9.50, e devo uscire, andare a consegnare le valutazioni, firme del tirocinio, tutti i documenti, diciamo, per poter dare l'esame, e quindi farò questa cosa. Dopodiché mi trovo con un mio amico e ripassiamo un po' per questo esame, perché appunto entrambi lo diamo e quindi ripetiamo un po' insieme. Dopodiché tornerò a casa, che sarà già sera, e penso che uscirò un po' perché ho bisogno di distrarmi. Usciamo? 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 Prendi la pallina, forza! Dov'è la pallina? Dov'è? Prendila! Ah, è lì, ok. Vai! Bene, questo è il momento giochi di Artù. Sono un attimo uscita con lui, che giochiamo un po', e poi appunto inizia la mia giornata in università. Fondamentalmente ho studiato, sono andata in università, ho consegnato tutti i miei moduli che dovevo consegnare, ho fatto insomma tutte le cose che dovevo fare, ho studiato con un mio compagno e ora parlo piano perché è sera. In realtà sto uscendo a bere qualcosa, finalmente un po' di vita sociale. e niente, tardi, sono le 11:15, quindi i miei dormono. E basta, mi sono vestita molto tranquilla. Ho messo questa canotta con la gonna lunga e le scarpe. E poi metterò la borsa, quella mia solita, questa qua. E basta, ci vediamo domani mattina. Ciao ciao! Buongiorno! Mamma mia, come siamo freschi, ogni giorno sempre di più. Oggi è martedì 9 e ragazzi, si sta avvicinando sempre di più la data e io non vedo l'ora. Sono arrivata nella fase di ogni fase pre-esame, secondo me ha un momento, una sensazione. Io sono nella fase del non vedo l'ora che arrivi il giorno dell'esame, mentre fino a una settimana fa speravo che fosse il più lontano possibile. In una pausetta studio, cioè ora, vi volevo parlare di un prodotto che mi è stato mandato, perché pian piano, visto che mi sto avvicinando alla fine, insomma, di questi esami, e, ma anche se non fosse la fine, comunque sono un po' più libera dal tirocinio, sto ricominciando ad accettare le collaborazioni che in tutti questi mesi ho declinato. Questo prodotto offerto da Estée Lauder, tra l'altro ho già collaborato con loro.
È la terza volta che suonano a casa stamattina e non ne posso più. Comunque, dicevo, questo prodotto che mi è stato offerto da Estée Lauder con cui ho già collaborato e mi hanno mandato uno struccante tipo mesi fa, parecchi, e questa volta mi hanno proposto un prodotto che non ho potuto non accettare perché volevo iniziare prima o poi a prendermi un po' cura della mia pelle e quindi mi hanno proposto questa crema, una crema viso giornaliera che tra l'altro ha anche un 15 di protezione solare. Niente, io me la do alla mattina fondamentalmente, da 3 giorni che la sto provando e ve ne volevo cominciare un po' a parlare e quindi ora ce la faremo insieme. Tipo il cetriolo, quelle maschere viso al cetriolo, non lo so perché mi ricorda quello, però. Tra l'altro guardate anche il packaging, è troppo carino, tutto azzurro così, è molto estivo, mi piace da matti. E niente, io sono molto attenta a queste cose, quindi cerco sempre di prendere anche la parte che rimane sul tappo, perché comunque è crema. E niente, la cosa bella è che si assorbe un sacco velocemente, però cominciare non fa mai male. Quindi io adesso per questo periodo estivo cercherò di essere il più possibile costante nell'applicarla. E l'altra cosa che mi spaventava un po' è il caldo, perché con il caldo chiaramente la crema fa un po' effetto sudore, cioè a me dà molto fastidio. E invece questa proprio vi lascia la pelle, cioè, fredda, non so come spiegarvelo. E comunque niente, se vi interessa vi lascio il link qua sotto. È una confezione tutto sommato piccolina perché 30 ml e quindi insomma non è grandissima. I loro prodotti hanno un prezzo di fascia medio-alta, comunque questa costa credo sui 20 25, 30 e niente, se vi interessa andatela a sentire almeno il profumo perché è veramente buonissimo. Mi sono alzata alle 9 perché ieri sera ho fatto parecchio tardi e non aveva davvero senso svegliarmi tanto presto per poi stare così sui libri, non aveva senso. Quindi niente, mi sono alzata alle 9 di buon umore, quindi oggi sono carica. Ho già fatto 2 obiettivi della mia mattinata, che erano 2 cavolate proprio, 2 materie piccoline, però ci sono anche queste, quindi vanno fatte. E niente, ora sto per iniziare il mio terzo obiettivo. Sapevo che oggi me ne sarei posta molti meno, quindi sapevo di finire molto per tempo, ma non è un problema perché, cioè, di cose da fare ce n'è sempre di nuove. Andrò forse in palestra nel pomeriggio, più tardi, però. E basta. Questi sono i miei piani.